Buongiorno e benvenuti a tutti in un nuovo video. Oggi un video di cucina. Vi propongo una ricettina molto sfiziosa, molto molto gustosa, soprattutto se come me siete amanti del gelato. Ed è ottima per la colazione, è ottima per la merenda, ma io la faccio anche tante volte per il lunch, diciamo così. Quando si ha voglia di qualcosa di dolce, è secondo me l'ideale. Molto sana e soprattutto è perfetta per tutti coloro che hanno problemi di intolleranza agli zuccheri, al latte. E quindi cercano sempre delle idee alternative, però molto gustose in cucina. Bando alle ciance, passiamo subito agli ingredienti che ci servono per questa nostra super super ricetta. Quello che ci serve è un frullatore, poi una banana ghiacciata da freezer, però dovete tirarla fuori un po' prima in modo che si ammorbidisca un po', poi della frutta. Qui abbiamo pesche, melone, un po' quello che avete in frigo. Uno yogurt, questo qui è della Valsoia ed è al caffè. È l'unico modo in cui riesco a mangiare la soia, praticamente, in questi yogurt qui. Poi del miele, che lo useremo come dolcificante. Cannella, ma questa soltanto se vi piace. Io impazzisco per la cannella, la metto ovunque, anche nelle cose salate, veramente. Poi dell'orzo, questo è l'orzo bimbi sostanzialmente della Nestlé, perché è quello che mi piace di più in assoluto come sapore, ed è quello in polvere. E poi questo è una granella di avena, questa è avena tostata. Questo è soltanto dolcificata con sciroppo di agave, quindi ottima. Dopodiché, ovviamente vi servirà un tagliere fucsia, perché altrimenti la ricetta non viene. No, scherzo. Dopodiché cosa facciamo? Io vado a pelare la banana. Ora, so che me ne direte di tutti i colori per quello che io sto facendo. So che non sono brava a maneggiare i coltelli, anzi sono un pericolo pubblico. Sicuramente chi di voi è esperto in cucina starà rabbrividendo per come sto trattando questa povera banana, ma seriamente, io amo cucinare, soprattutto amo mangiare, però non sono, diciamo, la mia manualità è molto rustica, ecco, la definirei così. Dopodiché vado a tagliarla. Apriamo il nostro frullatore, prendiamo il nostro yogurt, metto un po' di yogurt alla base sostanzialmente. Butto dentro la banana. Metto più o meno un cucchiaino abbondante, metto un po' di latte, questo è il latte di riso variegato alla vaniglia, e poi vado a mixare con un po' di pazienza. Metto il composto ottenuto in una ciotolina e la consistenza è una consistenza abbastanza densa, tra una sorta di gelato e un frullato molto denso. Ovviamente, se avete se avete un frullatore molto più potente, con diciamo delle adatto per tritare il ghiaccio, allora potete anche non mettere il latte e vi uscirà proprio sostanzialmente un gelato. Altrimenti la consistenza è praticamente questa, che è ottima.
lo condiamo, ci mettiamo della frutta, dei cereali, aggiungo anche due mirtilli. Io i mirtilli li tengo in freezer. Questo è il risultato finale, molto gustoso, molto sano, molto nutriente. Ci potete aggiungere frutta secca, ci potete mettere, io a volte metto dei biscotti, la granella di cocco, potete veramente mettere tutto quello che volete. Ed è una ricettina facilissima da fare, super gustosa, super nutriente, sfiziosa, che mette veramente di buon umore. Io adoro questa ricetta, la faccio veramente tutte le volte che posso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su Facebook, lì pubblico sempre le ricettine varie che faccio, quindi se qualcosa vi interessa poi fatemelo sapere che io la riproduco come in questo caso. Vi mando un grande bacio, al prossimo, ciao!